Pronto, Emiliano? Ciao, buonasera ragazzi! Buonasera. Ciao Emiliano, buonasera e bentrovato! Emiliano Reali, scrittore romano, oggi parleremo di moda invece con lui. Lo abbiamo avuto già ospite qualche tempo fa qui a Onda Radio con due sue opere, due libri che sono Se Bambi fosse trans e poi ancora l'ultimo suo capolavoro che è Maschio o femmina. Sono due domande poste in questi libri di cui vorremmo anche riassumere un po' velocemente. Ma a proposito, come sta Bambi, Emiliano? Bambi sta bene, Bambi è in salute, avessi io la verve e l'energia che ha Bambi, diciamo che questi due libri mi stanno portando in giro per l'Italia, mi stanno portando a conoscere molte persone, a fare tante esperienze nuove, quindi io sarò sempre riconoscente al personaggio di Bambi perché dal 2009 ha iniziato a cambiare la mia vita e ancora la sta cambiando, sicuramente. In qualche modo tu adesso ti sei fermato un po' con la penna o c'è qualcosa nel cassetto che sta lì, che ogni tanto viene fuori a fine serata o nelle giornate uggiose quando non si esce? Allora, guarda, ho un libro già pronto per il quale sto cercando l'editore giusto e qui, che è un libro che tenevo nel folder del computer da 12 anni. E me lo tenevo lì dentro perché volevo aspettare di aver fatto un certo percorso di carriera per riuscire ad imporlo sul mercato con un editore di livello in cui io credevo e credo che adesso sia giunto il momento adatto e lo sto tirando fuori e quindi stiamo verificando quale potrebbe essere l'editore giusto e vedere di contrattualizzare il tutto per poi farlo uscire il prima possibile e renderlo fruibile ai miei lettori. Emiliano, possiamo dire di che cosa si tratta? Una piccolissima anticipazione oppure top secret? Allora, non l'ho ancora mai detto da nessuna parte, è un romanzo che tratta della storia d'amore tra due ragazzi, però non solo amore omosessuale, ma amore a largo spettro e sicuramente un romanzo di viaggio, un romanzo nel quale si viaggia geograficamente attraverso l'Italia, la Francia, l'Australia e la Tasmania. Wow, quindi che bello. Vogliamo venirci anche noi in questo viaggio, quindi visto che ci hai dato questa chicca e quindi questa anticipazione, vorremmo essere i primi anche a sapere poi quando uscirà, perché sarai di nuovo nostro ospite, promettilo. Tienici informato. Promesso. Emiliano Reali, intanto, oltre alla scrittura, in quest'ultimo periodo invece si è dato un po' a quello che è il campo della moda. Ma poi che moda? Ecco. Raccontaci un po', Emiliano. Allora, diciamo che io ho un passato in questo ambito perché quando ero giovincello, dai 17 anni in poi, ho lavorato come modello e fotomodello per un bel po' di anni perché era un modo per guadagnare qualche soldino mentre studiavo all'università. Mm-hmm. Diciamo che ultimamente mi è capitato, questa è già la seconda volta, di sfilare in passerella portando un messaggio. Nella fattispecie sabato 11 febbraio, quindi sabato che sta arrivando, sfilerò per l'inaugurazione di Follia il miele d'arancio. Sono tre ragazze che hanno aperto questo wedding planner che si pone come obiettivo quello di celebrare l'amore in tutte le sue forme, quindi amore che sia gay, amore che sia multiculturale, amore che sia tradizionale, quindi essere in passerella per loro vuol dire veramente aprire il cuore, aprire la mente alle persone con i miei libri, la mia presenza, la mia storia e quello che io rappresento nel mio piccolo. Emiliano, bellissimo. Su Rai 3 in queste sere stiamo rivedendo alcune repliche e alcune situazioni di matrimoni, quindi di matrimoni omosessuali. Con molto piacere sembra che la cosa diventi sempre tra virgolette normale, quindi che non sia più un'eccezione, ma sia la quotidianità, perché non esiste almeno più. Almeno se ne sta parlando. Esatto, secondo me, perché non debba esistere l'amore etero, l'amore invece omosessuale, ma che esista l'amore e basta, insomma, senza poi avere così distinzioni di colori, assolutamente. Sì. E quindi in qualche modo senti anche tu come scrittore che le cose stiano cambiando, che comunque stiano prendendo una piega un po' più favorevole, senza mai abbassare la guardia, eh? Posso dirti che dopo la legge Cirinnà, comunque anche se questa legge è stata molto criticata perché è imperfetta e sicuramente migliorabile, c'è stato uno scavallamento rispetto al Medioevo che noi vivevamo in Italia. Quindi sono molto contento da questo punto di vista e forse le persone impareranno a vedere certe forme di amore con occhi più abituati a suoi fatti, perché spesso spaventa quello che non si conosce, quindi riuscire a conoscerlo può far rendere conto alle persone che non c'è nulla di così preoccupante e pericoloso, ma anzi qualcosa di veramente tenero col quale si può accrescere la propria interiorità, perché secondo me solamente dal confronto, dall'interazione attraverso le differenze si può migliorare come individui.
Sicuramente. Noi naturalmente ti facciamo tanti in bocca al lupo con questa tua nuova attività, quindi questo sabato prossimo vorremmo vederti anche noi sfilare. 11 febbraio. Esatto. A questo punto mandaci qualche foto, sì, che noi poi pubblicheremo sul nostro sito, perché vogliamo vederti insomma in tutto il tuo splendore. A questo punto saremo davvero invidiosi, vorremmo vedere un pochettino come all'opera, quindi lo che cosa, vedere esatto, all'opera, che cosa dovrai anche indossare. Ci puoi non mi prendere qualcosa in giro con tutto, non mi prendere in giro dicendo tutto il mio splendore, perché io sfilo con ragazzi e ragazze di 20 anni. Io ne ho il doppio, quindi... vabbè. Ma Gaetano te lo può dire perché ne ha molti più di te. Vedi, cioè io poi c'ho una compagna qui che è sempre pronta a tagliarmi la testa. Comunque sia, possiamo già anticipare qualcosa? Che cosa indosserai, Emiliano? Allora, ovviamente avrò un abito da sposo. Avrò un abito da sposo, mm-hmm. E la cosa molto carina è che mi sposerò prima con una ragazza e subito dopo mi sposerò con un ragazzo. Ti sposerai, punto. Quindi sì, diciamo che sapere. Sì, la passerella è una è come se noi ci figuriamo il matrimonio, quindi il fare un percorso insieme e essere uno al fianco dell'altro o dell'altra, quindi diciamo che a livello figurativo mi sposerò prima con una ragazza e poi con un ragazzo, proprio per far capire che non c'è nessun tipo di differenza, ma si parla, come dicevi tu, solamente di amore. Perfetto. Benissimo. Emiliano, saranno in tanti a vedere anche il nostro sito, quindi sì, a vedere qualche tua foto. E che cosa vogliamo dire a chi è all'ascolto? Hai il cuore già occupato, Emiliano? C'è odore, se non proprio di matrimonio, comunque di vita insieme in questo periodo, o siamo liberi? Allora, io sono single dal 25 marzo 2009, ragazzi, e non mi chiedete perché mi ricordo la data, perché potrebbe riaprirsi una ferita. No, non sia mai, cancelliamo. Quindi io sono single, sono aperto... Spero di trovare un nuovo amore finalmente, di trovare una persona con la quale condividere la vita, le emozioni. Vi posso dire una cosa al volo, proprio perché voi siete una, sì, radio, siete una radio pugliese. Sì. Io c'è una novità che forse non vi avevo anticipato, che io ho scritto due canzoni insieme al compositore Riccardo Amorese. Dai. E io impazzirei se ci sono un paio di cantanti della vostra splendida regione che io amo e vorrei tantissimo che la ascoltassero, magari che la scegliessero. Noi abbiamo detto anche qui su Vieste, insomma, qualcosa, sì, c'è, quindi devi venirci a trovare, esatto, però venirci a trovare, assolutamente. Sì, vienici a trovare, chissà. Vabbè, se io vi dico cantanti famosi delle vostre parti, chi vi... Beh, pronto, pop. Ci sei? Sì, sì. Cantanti famosi sì, ce ne sono, anche se ce ne sono tanti. Poi bravi, però li possiamo, sì, anche trovare da tra i meno famosi, non è vero. Hai ragione, io però sono, lo dico perdutamente, innamorato di Emma e di Alessandra Moroso. Quindi... Pugliesi doc, certamente. Quindi sono perdutamente innamorato di loro due, quindi se una di loro due prendesse una delle mie canzoni sarebbe un sogno, quindi... Wow. Io spero che ci stiano ascoltando, quindi in qualche modo noi l'abbiamo detto, va bene? Sì. Speriamo, dai. In bocca al lupo. Grazie, Emiliano. Grazie ragazzi. Mandaci qualche grazie foto, mi raccomando. Ciao. Promesso. Ciao, saluto anche tutti gli ascoltatori. Arrivederci a tutti. Buona serata. Ciao, grazie.